Quando pensi di aver raggiunto il successo, crolli. Quando invece credi di aver toccato il fondo, è lì che vinci. Chiamo Marco Mazzoli, ho 43 anni, professione DJ. Da oltre 16 anni conduco il programma più folle d'Italia. Buongiorno! Lo Zoo di 105. Vorrei che lei scrivesse un'autobiografia di Marco Mazzoli e dello Zoo di 105. Una breve pausa musicale e poi sarete qui di nuovo con me. Tutto il mio tempo era dedito solo e unicamente alla radio. Poi un giorno... Faccio da pirla! Te la senti di sostituire il tuo amico del cazzo? Io? Thank you, Luca. Cosa stai scrivendo? Ero troppo piccolino. Tema? Ah, un tema, eh. Per godermi qualsiasi cosa. Come ci chiudono? Facciamo interferenza con l'aeroporto! Passai da una radio locale all'altra. Ti presento il nostro tesoro. Ragazzi, io volevo l'amore. Avete presente quelle storie piene di momenti indimenticabili? Proprio come questo. Che serata, ragazzi. Avevo incontrato l'amore della mia vita e Claudio Cecchetto mi voleva con lui. Seguimi. Allora mandatemi tutti i modi strani con cui chiamate il vostro amicone. Il pisello! Fu un delirio. Sei impazzito. Quello chi è? Io lo voglio nel mio programma. Leone di Lernia. Che culo che c'hai. Farai successo. Avevo un piano diabolico. Ci vuole un bel pompone in diretta. Un pompino nella mia radio. Cosa avevo fatto di male? Tipico scazzo che precede una separazione. 3. Se hai un sogno, 2. Inseguilo. 1. Proteggilo. Realizzalo. Ti amo, amore mio. Dal vostro Marco Mazzoli è tutto. On Air. On Air, storia di un successo. Dal 31 marzo al cinema. A proposito del cinema italiano, ecco la nostra prima selezione dei film italiani da non perdere nel 2016. Il primo titolo è Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, che si è già aggiudicato l'Orso d'Oro alla Berlinale di quest'anno. Un altro film italiano che ha trionfato alla Berlinale è un documentario girato nel corso di un anno e mezzo a Lampedusa, che parla dell'immigrazione, ma soprattutto è dedicato a coloro che non sono mai arrivati sull'isola e alla gente che da anni apre il suo cuore e aiuta chi arriva. Da non perdere il primo vero cinecomic moderno mai girato in Italia. Lo chiamavano Gigrobò, presentato alla Festa del Cinema di Roma e poi anche a Luca Comics and Games. L'opera prima di Gabriele Mainetti è una perfetta origin story di un supereroe tra il plausibile e il totalmente fantastico, ambientato in una Roma credibilissima e metropolitana. Un altro genere abbastanza nuovo al recente cinema italiano è un film di corse automobilistiche. Quest'anno arriva nelle sale Veloce come il vento, diretto da Matteo Rovere e con Stefano Accorsi come coprotagonista. Beh, voi direte che non sarà sicuramente all'altezza di Fast and Furious e che il genere è un po' riservato alle produzioni americane. Però le prime immagini sembrano confermare il contrario e lasciano una scintilla di speranza, dai. Per quanto invece riguarda la tradizionale commedia italiana, dopo Benvenuti al Sud e al Nord, torna Luca Miniero con Non c'è più religione, con Claudio Bisio. Questa volta si parlerà appunto di religione e il film sarà ambientato in una piccola isola del Mediterraneo. La causa delle controversie tra le diverse comunità religiose è l'allestimento del presepe in occasione del Natale. Non trovando un bambino adatto a rivestire il ruolo del piccolo Gesù, la comunità cattolica si troverà costretta a chiedere aiuto a musulmani e buddisti, con esiti imprevisti. Tieni, pure la rima. Allora, che dite? Vi ispirano questi film? Fatemi sapere quali vorreste vedere e noi ci rivediamo prestissimo con altri video e novità. Ciao!